Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino è stretto alla tua mano materna, guiderà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così posso restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 8, capitolo 26, 16 febbraio 1908. Trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando perché solo la croce ci fa conoscere se veramente amiamo il Signore, mentre ci sono tante altre cose, le virtù, la preghiera, i sacramenti che ci potrebbero far conoscere se amiamo il Signore. Mentre ciò pensavo, il benedetto Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, è proprio così. La sola croce è quella che fa conoscere se veramente si ama il Signore. Però la croce portata con pazienza e rassegnazione, perché dove c'è pazienza e rassegnazione nelle croci c'è vita divina, essendo la natura tanto riluttante al patire. Quindi, se c'è pazienza, non può essere cosa naturale, ma divina. E l'anima non ama più col solo suo amore il Signore, ma unito con l'amore della vita divina. Onde, che dubbio può avere se ama o no, se giunge ad amarlo col suo stesso amore? Mentre nelle altre cose, ed anche negli stessi sacramenti, ci può essere pure chi ama, chi contenga in sé questa vita divina, ma non possono dare la certezza della croce. L'amore ci può essere o ci può non essere per mancanza di disposizioni. Uno può fare benissimo la confessione,
E se vi mancano le disposizioni, non può dire certo che ama e che ha ricevuto in sé questa vita divina. Un altro fa la comunione. E in sé riceve la vita divina, ma può dire certo che gli rimane in sé questa vita se teneva le vere disposizioni. Perché si vede che certi fanno la comunione, confessioni, e dalle occasioni non si vede in loro la pazienza della vita divina. E se manca la pazienza, manca l'amore. Perché l'amore si conosce al solo sacrificio, ed ecco i dubbi. Mentre la croce, la pazienza e la rassegnazione sono i frutti che solo produce la grazia e l'amore. Capitolo 27, 9 marzo 1908. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù, pareva che si avvicinava a me e mi faceva sentire i palpiti del suo cuore, ma tanto forte. E nel suo palpito palpitavano tanti altri piccoli palpiti. Lui mi ha detto: figlia mia, in questo stato si trovava il mio cuore nell'atto della mia passione. Nel mio cuore palpitavano tutte le vite umane, che coi loro peccati stavano in attitudine di darmi la morte. Ed il mio cuore, ad onta della loro ingratitudine, preso da violenza d'amore, gli restituiva a tutti la vita. Perciò palpitavo sì forte, nel mio palpito racchiudevo tutti i palpiti umani, facendoli risorgere in palpiti di grazia, d'amore e di delizie divine, ed è scomparso. Oltre ciò, avendo passato una giornata di molte visite, mi sentivo stanca, nel mio interno mi lamentavo con nostro Signore dicendo: allontanate da me le creature, mi sento molto oppresso, io non so che cosa trovano e vogliono da me. Abbiate pietà della violenza che faccio continuamente di trattenermi con te nel mio interno e con le creature nell'esterno. In questo mentre è venuta la regina mamma e mi ha detto di alzando la sua destra, additandolo nel mio interno, in cui pareva che stava l'amabile Gesù: figlia mia, non ti opprimere, le creature corrono dove c'è il tesoro. Siccome in te c'è il tesoro dei patimenti, dove è racchiuso il dolce mio figlio, perciò vengono a te. Tu però, mentre tratti con loro, non ti distrarre dal tuo tesoro, facendo amare a ciascuno il tesoro che in te contieni, quella la croce ed il mio figlio. Così li rimanderai tutti arricchiti. Capitolo 28, 13 marzo 1908. Stando nel solito mio stato ed essendo venuto un demonio che faceva cose strane, appena scomparsi io non ci ho pensato punto, tanto da dimenticarmi le sue stranezze, occupandomi del sommo ed unico mio bene. Dopo però mi è venuto il pensiero: come sono cattiva, insipida, nessuna cosa mi fa impressione. Ed il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, ci sono certe regioni dove le piante non sono soggette a freddi, a brine, a nevi, e quindi non sono spogliate da foglie, da fiori e da frutti, e se fanno sosta è per breve tempo, per dar luogo che quando si colgono i frutti prendano il tempo necessario a crescere degli altri, perché il caldo le feconda mirabilmente. E non sono soggette a lungaggini come sono soggette le piante nelle regioni fredde, perché le povere piante per le brine e nevi sono soggette per lunghi mesi a dare per breve tempo pochissimi frutti, quasi stancando la pazienza dell'agricoltore che li deve raccogliere. Così sono le anime che sono giunte alla mia unione. Il caldo della mia unione dissipa da loro il freddo delle umane inclinazioni, che come freddo le rende sterili e spogliate di foglie e di frutti divini. Le brine delle passioni, le nevi delle turbazioni arrestano nell'anima i frutti della grazia. Ma stando all'ombra della mia unione, niente fa più loro impressione. Nessuna cosa le entra nel loro interno che disturbi la nostra unione ed il nostro riposo. Tutta la loro vita si gira nel mio centro, sicché la loro inclinazione, la loro passione è per Dio. E se qualche volta si fa un po' di sosta, non è altro che un mio semplice nascondimento per dar loro una sorpresa di maggiori consolazioni e quindi poter gustare in loro frutti più squisiti di pazienza e di eroismo che hanno esercitato nel mio nascondimento. Tutto all'opposto succede nelle anime imperfette. Paiono proprio simili alle piante nate nelle regioni fredde. Stanno soggette a tutte le impressioni, sicché la loro vita vive più di impressione che di ragione e di virtù. Le inclinazioni, le passioni, le tentazioni, le turbazioni e tutti gli eventi della vita sono tanti freddi, nevi, brine, grandine che impediscono lo sviluppo della mia unione con loro. E quando pare che hanno fatto una bella fioritura, basta un nuovo
successo, cioè, ossia un nuovo avvenimento, una cosa che fa loro impressione, per fare sfiorire tutta questa bella fioritura e farla andare per terra. Sicché sono sempre in principio e pochissimi frutti cacciano da loro e quasi stancano la mia pazienza nel coltivarli. Bene, molto molto bene, sempre molto molto profondi gli insegnamenti che Gesù dà, profondi e semplici e certamente forieri di grandissimi frutti, insomma, per chi li medita e li mette in pratica. Queste sono veramente lezioni divine qui. Questi libri a volte si ha veramente l'impressione di avere il, vabbè, è così, insomma, il numero uno dei padri spirituali che dà proprio lezioni continue, ecco, che i buoni scolari e discepoli certamente se li mettono in pratica non possono non partire in quarta, insomma, sulla strada della perfezione. Cominciamo dal primo punto. Primo punto, diciamo che il protagonista principale non è tanto la croce, ecco, quanto appunto alcune disposizioni che la croce manifesta nell'anima e che sono la spia che dentro un'anima c'è davvero una vita divina. Ed è molto interessante quello che Luisa sottopone a Gesù. Nel senso di dire, vabbè, la croce, insomma, ci stanno anche tante altre cose, ci stanno tante anime fervorose che fanno la comunione tutti i giorni, che fanno la confessione addirittura ogni 8 giorni, quindi pregano, fanno tanti rosari, vanno a tanti pellegrinaggi, queste lo amano il Signore, no? Quindi mica amano il Signore soltanto le anime crocifisse, insomma, no? Mica solo le anime vittime, poteva anche, come dire, in qualche modo dire o pensare o tra virgolette un po' santamente provocare Luisa, no? Ecco, Gesù, tutte quante queste domande, che sono domande non di curiosità, sono domande pertinenti, no? Perché sono domande volte a comprendere le dinamiche profonde della vita interiore, anche la situazione reale in cui verso un'anima, Gesù risponde e dice, guarda, la croce non ha un valore in se stessa, perché capite, se la croce, capiamo bene quello che significa, no? Se la croce viene data a un povero uomo che bestemmia come un turco, che la porta contro voglia, che la sbatte al muro, che maledice Dio perché soffre, cioè non è la croce che ha in sé valore, pensiamo anche alla passione, no? Gesù l'ha presa, l'ha abbracciata, l'ha baciata, i ladroni la bestemmiavano, insomma, la sbattevano per terra, insomma, no? Quindi ecco, allora il problema è che lì si vede quello che tu vivi e quello che tu pensi, perché se la croce ce l'ha illuminata, come si dice, quindi sai che quella ti è mandata dal Signore per il bene, mandata anche quando fosse una croce che lui permette, quindi adesso non è il caso qui di scendere in quisquiglia, no? Perché tanto sia che te la manda sia che la permette, sempre da lui la croce viene, no? Quindi certamente, anche se in maniera differente. E come reagisci? Come la porti? Qui Gesù dice, pazienza, rassegnazione sono i frutti divini. La pazienza è una virtù importantissima, ecco, sappiamo, c'è anche una meditazione, credo, del passato che si chiama, rubato il titolo da una frase che disse la Madonna a Fatima, la piccola Giacinta, no? Che la pazienza ci porta in cielo. La pazienza è la capacità appunto di soffrire con amore e senza turbarsi, ecco, tutti i disagi, i fastidi, le sofferenze, le prove, le vicissitudini, piccole, può essere anche il difetto di chi ci sta vicino, medio o grandi della vita. E la rassegnazione, che intesa in senso buono, non è una cosa brutta, è quell'atteggiamento di chi, come dire, sbuffando dice vabbè, pazienza, insomma, no, la rassegnazione è quel
È quell'adagiarsi, è quell'abbandonarsi, diciamo così, disteso, ecco, dire: bene, Signore, questo vuoi, benissimo, io adeguo la mia volontà alla tua e sto qui, ecco, soffrendo in questo modo, tranquillo, come vuoi, quanto vuoi, quando vuoi. Sono cose molto molto semplici, non sono cose molto eclatanti o appariscenti. È chiaro che sono disposizioni interiori, no? Che noi dobbiamo verificare. E qui poi Gesù dice: sì, i sacramenti te confessi ogni 8 giorni, bisogna vedere come te confessi. Qui si sarebbe da fare altro che una meditazione, no? Quindi, cioè, le belle confessioni non sono neanche quelle troppo dettagliate, cioè che fanno, ecco, caso a pagliuzze e capelli, no? Magari uno va anche a riscontrare tante piccole cose, sì, tanto per dire qualcosa, magari, ma manco ci crede troppo, insomma, né che l'ha fatta quella cosa, né che poi si è così sgradita agli occhi del Signore, no? E una confessione con buone disposizioni è quella che chiede la luce dello Spirito Santo per andare a vedere i motori delle nostre imperfezioni o piccoli peccati, si spera, insomma. Semi deliberati, insomma, perché poi, insomma, se ci andiamo nella materia del peccato volontario, insomma, sarebbe bene che questa cosa, insomma, scomparisse dalle nostre confessioni, non perché non lo diciamo, ma perché non ci sia più, no? Ecco, quindi con tutte le cose che sappiamo da queste meditazioni, no? Quindi quando uno va a vedere che cosa mi passava per la testa, che pensieri ci ho avuto, perché ho avuto questi pensieri, quali sono le passioni che me ne muovono, no? Sarebbero da fare delle grandi confessioni, no? Anche perché quando si va finalmente fino in fondo, vedendo bene alcune cose della nostra anima, nasce anche un pentimento vero, cioè nasce quel dolore profondo, cioè che anche quando si tratta di cose che noi non facciamo volontariamente, ma che purtroppo dipendono, come dice San Paolo, dal peccato che abita in me, cioè dalla nostra congerie ancora di brutti sentimenti, brutte passioni, non ancora mortificate, perché non sono morte nemmeno poi eventualmente eventuali sorgenti aperte che dovremmo imparare a conoscere, che alimentano. Fare le confessioni, sì, certamente sta la grazia sacramentale, insomma, no? Perché i sacramenti funzionano ex opere operato, ma le disposizioni sono fondamentali. Ecco, c'è stato in passato tanta polemica, insomma, perché Lutero diceva che dipende solo dalla fede di chi riceve, la Chiesa diceva no, dipende dal fatto che tu hai compiuto il sacramento. Allora, per quanto riguarda la validità del sacramento, certamente non c'entra niente l'aspetto soggettivo. Il sacramento opera ex opere operato, punto e basta, quindi basta che sia correttamente amministrato. Però per quanto riguarda l'efficacia, questo è un altro discorso. Perché se io mi confesso superficialmente, quella confessione mi passa un pochino di grazia, ma a me fa molto poco. E la stessa cosa vale per le comunioni, ancora di più, no? E Gesù stesso lo spiega, scusa, se tu te fai le comunioni, le confessioni e non c'è un minimo di pazienza, non c'è un minimo di amore, non c'è un minimo di spirito di sacrificio, ma scusa, non funziona la confessione e la comunione o non funziona qualche altra cosa? Questo è ovvio, questo qui, no? E qui di nuovo viene in causa la nostra coscienza, perché chi vive così, chi ascoltano una meditazione di questo genere, che poi Gesù che parla, insomma, non sto soltanto facendomi eco delle sue parole, e dice: sì, effettivamente io vado a messa tutti i giorni e faccio le confessioni, ma mi vedo che, insomma, sono molto carente, e allora qui adesso bisogna andare oltre, d'accordo? La meditazione deve proseguire nel silenzio del cuore, no? E un'altra cosa, andiamo un pochino veloci sul secondo capitolo, ecco, dove qui Gesù praticamente fa una spiegazione che ci porta, questa è la meditazione che abbiamo fatto ieri, però fa parte per chi segue i podcast di un'altra serie di meditazioni che sono le meditazioni mariane, no? Ieri era la festa della Madonna di Loreto. Ieri praticamente Gesù spiegava che nella divina volontà e nella divinità non ci sono successioni di atti, è tutto concentrato in un punto solo. Quindi Gesù che cosa sta spiegando? Che cosa gli è successo quando stava soffrendo la passione? Attenzione, lui stava soffrendo evidentemente la passione nella divina volontà e
come Dio fatto uomo, cioè soffriva certamente la sua umanità, ma il soggetto della sofferenza era Dio. Quindi che cosa è successo? Una cosa semplicissima, che ha lasciato che tutti i palpiti dei cuori, come dice, tutti i peccati degli uomini fossero, come sono del resto nella divina volontà, concentrati tutti insieme in un solo punto e scorrevano chiaramente tutti concentrati insieme nella sequenza temporale concreta. La passione, diciamo, corporale è durata circa 12 ore, circa 24 ore, no? Abbiamo le 24 ore della passione, insomma, di Gesù, no? Che poi, insomma, comincia proprio in senso forte dalla prima ora del Getsemani, no? Dice: nel mio cuore palpitavano tutte le vite umane, perché tutte le vite umane che sono tutte in atto presenti in un solo punto nella divinità, perché questo è, così è, si sono concentrate realmente, non metaforicamente, ecco perché così si capisce questa cosa reale, nella persona di Gesù, per dargli tutte quante quelle sofferenze, insomma, inaudite che ha passato nella passione e che, pregando le ore della passione, un pochino si percepiscono, si intuiscono, a volte si vedono e si partecipano poi, tra l'altro, no? Quindi rendendoci presenti al Signore. Una piccola parentesi prima di passare all'ultimo capitolo, che vorrei fermarmi un pochino, come sul primo, che è un po' più formativo, era sul rapporto con le creature, no? Ecco, Luisa si lamenta, e questo è già un segno positivo, perché quanto più si intensificano i rapporti con il creatore, quanto più i rapporti con le creature diventano un pochino più complicati, nel senso che non è che uno diventa un orso, insomma, cose di questo genere, però nasce nel cuore quel senso, no? Quel voler stare raccolti in Gesù e con Gesù, no? Che è una cosa di per sé positiva, anche se evidentemente questo, quando si hanno vocazioni secolari, diciamo così, famiglia, lavoro, eccetera, eccetera, bisogna essere molto prudenti e cauti nell'applicazione di questo principio, perché non si può mai contraddire da un punto di vista oggettivo e lo stato di vita che abbiamo o la volontà che Dio ha su di noi. Dice, però, dice, tempera questo tuo senso di disagio semplicemente occupandoti del fatto che di portare il tuo stesso tesoro alle creature. Questo non vuol dire stare sempre a fare prediche, eh? Ecco, quindi mi raccomando, perché lo si porta anche con un sorriso, con un gesto gentile o cose di questo genere, e rimanendo sempre con l'occhio dell'anima, concentrato, fisso sul tuo Signore. Ecco, è bene concludere facendo un pochino di considerazioni su quell'evento vissuto da Luisa e poi sulla lezione di Gesù sulle anime perfette e le anime imperfette, o meglio, le anime che sono già giunte all'unione con Lui e quelle che ancora non lo sono. Occasione contingente, dice Luisa, che è venuto un fantomatico demonio che faceva cose strane. E lei se l'è filato proprio. Proprio dice: buon divertimento, è finito? Benissimo, si era filato proprio. Dice: come sono cattiva, insipida, nessuna cosa mi fa impressione. Attenzione a questo termine che poi Gesù riprende: impressione, non è nel senso. Noi abbiamo due modi di utilizzare questo vocabolo. Cioè, mamma mia, quella cosa mi ha fatto impressione, che è come se ti avesse, diciamo, colpito o fatto un po' paura, no? Ecco, invece, si parla anche in ascetica di impressione, in un senso un pochino meno forte, cioè impressione è quando tu vivi qualcosa, quando tu vedi qualcosa, quando tu ascolti qualcosa, quando tu senti qualcosa, come dire, che tipo, quanto ti resta impressa, appunto, no? Quindi quanto ti tocca, quanto ti lambisce, quanto, ecco. Allora dice: ma insomma, uno che vede un diavolo vicino a sé, ovviamente, insomma, cioè, se agita, no? Quindi si dice: come mai che a me non mi ha fatto né caldo né freddo? E Gesù glielo spiega come mai. Fa prima questo lungo esempio delle regioni, delle piante e di quelle che sono, diciamo così, soggette a patire le intemperie e quelle che non sono soggette a patire le intemperie, no? E quindi poi da questo esempio, quindi, si vede come Gesù non ha perso la buona abitudine evangelica, no? Di trarre esempi dagli esempi del Fiat Creante, come il grano, come la zizzania, insomma, come il fico, tutte queste cose che faceva
nella sua predicazione pubblica, no? E poi però passa alle applicazioni e spiega. Quando una persona è giunta all'unione con Gesù, le impressioni si fermano, niente fa più loro impressione. In che senso? Che nessuna cosa può entrare nel loro interno a disturbare l'unione con Gesù e il riposo dell'anima con Gesù. Attenzione, non è che le cose non accadono, attenzione, accadono, ma non mi colpiscono, non mi feriscono in certi casi. Non ti tangono, si dice, no? Non te calano, si dice a Roma. Non è, ecco, non è, capito? Stanno lì. E quindi perché? Perché, come spiega Gesù, le umane inclinazioni, le turbazioni, le passioni, tutte quante cose che arrestano i frutti della grazia, sono neutralizzate. Ormai la vita gira intorno a un altro centro, d'accordo? Che è Dio. E è rimasta una passione unica, Gesù spiega. Dio. E basta. E quindi che succede? Qual è l'unica cosa che un pochino scuote queste anime? Come lo sappiamo dall'esperienza di Luisa. I momenti in cui Gesù si nasconde un pochino, che sono i tormenti più atroci. Ma siccome queste anime poi le vivono santamente, questo semplice nascondimento, dice Gesù, fa loro una sorpresa di maggiori consolazioni e fa sbocciare i frutti squisiti, dice Gesù, per lui, di pazienza e di eroismo che si esercitano nel tempo del nascondimento. Pazienza ed eroismo, ecco perché rinunciare, quando si è fatto di Gesù o di Maria al centro della propria vita, rinunciare alla loro presenza è, come possiamo agevolmente immaginare, è grande sacrificio. Un conto è per chi non sa di cosa si parla, un conto è di chi sa di cosa si parla. Non abbiamo fatto in altre meditazioni l'esempio delle anime del limbo che non soffrono della visione della predicazione beatifica perché non sanno cosa si perdono, sono un po' come noi. E invece gli anni del purgatorio soffrono tanto, soprattutto per quello, perché sanno cosa si perdono, perché hanno visto nel giudizio particolare, anche se non in maniera perfetta, che cosa è la divina essenza e quanto sia fonte di ineffabile, infinita felicità. E quindi esserne privi è fonte di grandissimo dolore. Ecco, attenzione invece anche qui, come sono le anime imperfette? Ecco, le anime imperfette sono tutte soggette a impressioni. Quindi, questo è proprio una. Cioè, che significa? Ti capita una cosa, ti arriva una risposta, ti arriva un imprevisto, ti arriva un evento, tu stavi tanto bello, ho fatto tanti propositi, tante cose, la prima cosa, puffete, ecco, finito tutto. E ricominciamo sempre le solite solfe di brontolì, lamentele, rivendicazioni, turbamenti, ecco. Che ne so, nei casi più gravi, scoraggiamenti, pianti, tutto quello che uno vuole, insomma, no? Perché? Perché tutte quante queste cose che sono le figlie dell'umana volontà e della natura decaduta sono tutte quante vive. Questo è un punto fondamentale, cioè, che ricorre nell'insegnamento di Gesù, cioè quando una persona comincia a entrare nella divina volontà, ribadiamolo, perché questo plura repetita iuvant, dicevano i romani, cioè queste cose devono scomparire, se non scompaiono niente, siamo ancora a carissimo amico, siamo ancora a un grado, un alto tasso di imperfezione, per cui tu te stai con la tua umanità e te senti in balia tutto quanto sto marasma. Ma balia tutto quanto sto marasma c'è perché tu non le hai affrontate bene alcune cose. Perché entrare nella divina volontà significa anche affrontarle bene alcune cose, davanti a Dio, serenamente, perché il nostro Signore, la luce, te la manda se tu gliela chiedi.
i problemi profondi, ma ti pare che il nostro Signore non ti aiuta a risolverli, che sono gli ostacoli più grandi che ci stanno nella santità, e la prima cosa che ci ha insegnato Gesù a chiedergli nel Padre nostro è: sia santificato il tuo nome, cioè che io divento santo. Ma non è possibile una cosa di questo genere, no? Solo che chi veramente si mette in queste condizioni? Per questo che, cioè, come si dice, entrare in questo mondo è facilissimo per certi aspetti, d'accordo? Difficilissimo per altri, cioè è una cosa molto semplice, d'accordo? Perché Dio è semplice, ma non sempre è facile. Perché se tu non fai questo atto, veramente, dove, cioè, bisogna viverle per prendersi, cioè, diventa tutto quanto semplicissimo. D'accordo? E questi mostri diventano inoperativi, d'accordo? Stanno congelati, stanno, d'accordo? Quindi inclinazioni, passioni, tentazioni, turbamenti e tutti gli eventi della vita. Cosa sono? Sono tanti freddi, nevi, brine, grandine. E tu che pianta sei? Sei la pianta del Polo Nord, che non gli fa niente, che non sente tutte queste cose perché ci vive, o sei la pianta di qua, che adesso che arriva l'inverno è finito, sono finiti i giochi, cadono le foglie, stanno buone e tranquille perché non resistono a queste sollecitazioni climatiche. E allora Gesù dice: attenzione, com'è un'anima imperfetta? Quando pare che ha fatto una bella fioritura, no? Diciamo, sono 2 o 3 giorni che sta a fare un po' di vita santa, eh? Alla prima cosa che fa loro impressione, buffete, la fioritura sfiorisce e deve andare per terra, altra volta. E dice Gesù: sono sempre in principio, d'accordo? Per cui fanno, si dice, c'era una canzone di Bruce Springsteen che si chiamava One Step Up e Two Steps Back, proprio così, un passo avanti e 2 indietro. E ci sono sempre al principio, cacciano pochissimi frutti da loro e quasi stancano la pazienza nel coltivarle. Qui sembra Gesù fare una lieve, velata allusione a quella parabola evangelica, no? Dice: ma sta vigna qua non porta frutti, ma la vogliamo tagliare? Cioè, aspetta un po', diamoci un'altra zappatina intorno, diamo un pochino di concime e poi eventualmente... Allora, chi si trova in questa condizione deve sapere che se resta in questa condizione non è che Dio ne è contento, che Dio non vuole tirarla fuori, ma ci resta perché ci vuole restare. Questo dobbiamo sempre, perché non affrontare seriamente alcune cose è una scelta. Cioè le scelte non sono soltanto quelle positive, faccio o non faccio, ma sono anche quelle negative, cioè non affronto una cosa, non faccio un passo, non entro dentro un problema, continuo a campare così, avendo dall'esperienza che sì, certamente faccio, mi prendo una buona ispirazione perché il nostro Signore poi ci aiuta, ci manda una bella, sembra di capire, fai un bel proposito, vai avanti, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, una settimana, 15 giorni, dopodiché puff, ti arriva una bella tegoletta, d'accordo, una bella impressione, tu ti fa bello che nero, prunk, cade tutto e ti ritrovi punto e da capo. È una situazione seria questa qui dell'anima, perché se questa cosa non si risolve non si progredisce. Ha voglia a fare comunioni, confessioni, tutto quello che ti pare, non si progredisce. Quindi è necessario che il Signore ci dia la forza, ma soprattutto che noi ci abbiamo la voglia di mettere mano e di mettere punto, come diceva Luisa, a queste situazioni problematiche.
Bene, grandi lezioni anche oggi, Santa Vergine Maria. E aiutaci soprattutto a interiorizzare bene questo punto delle spie di un'anima imperfetta e quello da cui è partita la meditazione di oggi, la pazienza e la rassegnazione come indici di un'anima che veramente ama il Signore. E ha ben indirizzato il proprio cammino. Ecco, se ci troviamo in una condizione che ha bisogno di metterci le mani, ecco, tu con la tua materna bontà e amorevolezza, spronaci, sostienici, aiutaci, perché l'aiuto viene dal cielo, ma se non mettiamo noi mano all'opera e all'aratro, tante cose così sono e così rimarranno. Ecco, con grande dolore di Gesù e anche grande dispiacere tuo, ecco, aiutaci a non permettere che questo accada. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Amen.